l'unità del tempo nella sezione unitaria elettromagnetica. Da cosa può derivare? Da tutti i vincoli unitari. Se noi li consideriamo tutti e li poniamo come un denominatore dell'unità, noi abbiamo il tempo unitario. Quali sono tutti questi vincoli? Il primo fondamentale è quello che le masse in tutto, quelle reali, sono 1000, perché 10 al cubo rappresenta il ciclo 10, 10 volte l'unità, nella dimensione trinitaria del volume. Il secondo dato che dobbiamo considerare è quello della realtà. La realtà ha 3 dimensioni unitarie di spazio che corrispondono a una dimensione unitaria di tempo, laddove lo spazio-tempo 1 è la stessa quantità. Quindi 4 è la dimensione unitaria. Però noi dobbiamo considerare di avere questa dimensione unitaria in 3 dimensioni multiple dell'unità come spazio e in una dimensione decima dell'unità come tempo. Quindi sono 4 e devono essere 4 4, di cui 444 esprimono la dimensione 3 più 1 nelle 3 dimensioni del volume, dell'area e dell'unità, e una esprime in 0,4 la dimensione decima relativa al tempo. Così facendo, 444,4 esprime il vincolo unitario dello spazio-tempo. Dobbiamo considerare ora, alla dimensione millesima, la quantità dell'energia relativa al ciclo 10 che avanza 9 volte nell'unità 10 e quindi esprime 90 millesimi di una unità come l'unità dell'energia 90 posseduta dal ciclo 10 nel valore 100 dato dal prodotto 10 per 10 che configura l'area, ossia la combinazione tra i due valori, quello dell'occupazione 10 e quello del suo totale spostamento 90. Quindi con 90 millesimi noi abbiamo espresso il valore unitario dell'energia nella dimensione della massa unitaria. Dobbiamo considerare ora la realtà a livello unitario del 10.000, ossia di 10 elevato a meno 4. Per rappresentarla, dobbiamo riferirla a tutto il quantitativo elettromagnetico all'interno del metro, che in unità atomiche è dato da 10 elevato a 5 unità atomiche che corrispondono
a metri 10 elevato a meno 5, poiché la quantità è data da 5, avremo quindi che si aggiunge un 5 nella dimensione 10 alla meno 4. La dimensione successiva, quella che pone in campo non la realtà, ma la dimensione proprio magnetica, è 10 elevato a meno 5 ed è nuovamente 5. Così facendo, con 55 quantità unitarie in 10 elevato a meno 5, abbiamo espresso tutto il contenuto unitario elettromagnetico. Ci mancano ora le dimensioni 10 alla 5 atomiche. Consideriamole proprio a partire dall'unità dell'atomo, così abbiamo un quantitativo che è più facile da considerare. Il primo valore deve essere proprio quello del contenuto intero, che è dato da 10 elevato a 5, quindi avremo un 1 che si aggiunge alla dimensione 10 alla meno 6. Poi dovremo considerare, riferita alla dimensione atomica 10 alla meno 10, il quantitativo di 30.000, che è esattamente la quantità di 30 migliaia, dove il 1000 è 3 per 10, no, 3000, chiedo scusa, 3000. 3 è la quantità XYZ e 1000 è la quantità 10 al cubo, quindi abbiamo la totalità del 10 al cubo che si presenta simultaneamente nell'asse X, nell'asse Y e nell'asse Z. Quindi è un 3 che si aggiunge alla dimensione 10 alla meno 7. Poi c'è la dimensione 10 alla meno 8, che a livello atomico è il 10 al quadrato e deve essere la dimensione unitaria, del fronte unitario. Quindi abbiamo ancora un 1 che si colloca alla dimensione 10 alla meno 8. Infine dobbiamo avere 0,0, perché in realtà abbiamo la sezione intera 100 in unità atomiche e nel suo interno non abbiamo decine o altro, perché è la sezione unitaria che si sposta poi alla velocità della luce. Quindi quando noi sommiamo 1000 più 444,4 più 0,090 più 0,00055 più 0,00001310, noi abbiamo aggiunto le successive definizioni. Questa aggiunta, che sembra una somma, in effetti in assoluto è la combinazione di una unità per l'altra unità. Infatti le quantità assolute sono sempre riferite alla base 10. Quindi quando avevamo 1000 era 10 elevato a 1000, che moltiplicava 10 elevato a 444,4,
che moltiplicava 10 elevato a 0,090 e così via. Questo prodotto combina una unità con l'altra. Essendo sempre 10 la comune base del ciclo numerico, essi poi si riducono alla somma negli esponenti. E quindi l'esponente definitivo è 1444,90,55,131,00. Questo è l'insieme unitario di tutti i vincoli che noi abbiamo definiti come il valore unitario. Il tempo non è altro che questo quantitativo elevato alla potenza meno 1, quindi è la frazione dell'unità data da 1 diviso 1444,90,55,131,00. Questo è il tempo legato alla sezione elettromagnetica, è il tempo unitario. Se aggiungiamo questo tempo unitario alla area unitaria di un metro quadrato, abbiamo un metro quadrato, 0,00,69,22,855 fino alla dimensione unitaria atomica. Questo valore, 1, sono metri quadrati. Se noi moltiplichiamo questo valore in metri quadrati, che è la quantità unitaria spazio-temporale della sezione, se la moltiplichiamo per quanto spazio percorre la luce nel tempo di un secondo, noi abbiamo esattamente il volume elettromagnetico pari a 300 milioni di metri cubi. E questa è la prova che il quantitativo totale che passa è di 300 milioni di metri cubi, ma che si riduce alla dimensione percorsa dalla luce, perché la sezione spazio-temporale è una nel suo spazio, un metro quadro, più nel suo tempo, ossia nella sua potenza elevata a meno 1, il suo tempo unitario, è data dalla somma di tutti i vincoli che noi abbiamo fissato per definire il numero delle masse, il numero della realtà, il numero dell'energia, il numero dell'elettromagnetismo e infine la quantità 131,00, quindi 13.100 in dimensioni unitarie atomiche, che sono ancora le unità atomiche nella loro definizione. E la prova è che i conti tornano perfettamente. Quindi la velocità c della luce dipende da che cosa? Dipende dalla sezione del flusso, perché passa esattamente un volume intero, ma essendo la sezione maggiore di 1, questo flusso, che è 3 nel suo numero, non è più 3 nella linea del suo flusso a causa di una sezione che è maggiore di 1.